Il 5 aprile 1932, Benito Mussolini, durante la sua visita ai lavori di bonifica, decideva la nascita di Littoria. Il 30 giugno 1932, il presidente dell'Opera Nazionale Combattenti, Valentino Orsolini Cencelli, presiedette la cerimonia della posa della prima pietra, contenente la pergamena della fondazione della città. Il 27 ottobre 1932 arrivarono le prime 19 famiglie coloniche. Il 18 dicembre 1932 veniva inaugurato dal capo del governo il comune di Littoria e il primo lotto di trasformazione fondiaria con la costruzione di 515 case coloniche. Il piano regolatore della città nuova fu progettato su un semplice modello radiocentrico dall'architetto Oriolo Frezzotti, al quale l'incarico fu affidato direttamente dall'Opera Nazionale Combattenti, che si avvalse della collaborazione dell'ingegner Savoia. Il centro amministrativo della città era costituito dalla Piazza del Littorio, oggi Piazza del Popolo, con il municipio, l'albergo Littoria, oggi biblioteca e uffici comunali, la sede del Partito Nazionale Fascista, oggi circolo cittadino, il cinema dell'Aquila, edificio abbattuto. Nelle immediate adiacenze erano collocati il Palazzo delle Poste, opera dell'architetto futurista Angelo Mazzoni, fortemente manomesso nel dopoguerra, la stazione delle autolinee, demolita, la chiesa di San Marco, le scuole, l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, l'Opera Balilla, l'Opera Nazionale Combattenti, la stazione, collocata sulla direttissima Roma-Napoli, lo stadio. Della piazza del Littorio, sul prolungamento del suo asse longitudinale, si apre la piazza del Quadrato, che era il centro agrario della città con la sede dell'Opera Nazionale Combattenti. La scelta di detto modello radiocentrico è da ricondursi alle direttrici delle strade principali di comunicazione dell'agro, verso Roma, verso i Monti Lepini, verso il mare. Nell'asse che attraversa a sud il centro è collocata Piazza San Marco, già Piazza Savoia, con la chiesa, l'asilo, la casa del combattente, l'Opera Nazionale Balilla. Sulla intelaiatura delle principali vie radiali è ordita una serie di anelli poligonali concentrici, di cui l'esterno, il viale Mussolini, oggi 18 dicembre, costituiva la circonvallazione. Con lo sviluppo ulteriore e rapidissimo della bonifica e con la sua estensione a tutto l'agro pontino, fu deciso di conferire alla regione un'unità politico-amministrativa, elevando Littoria a capoluogo di provincia, inaugurata il 18 dicembre del 1934 dall'allora capo del governo Benito Mussolini. Fu così ampliato il novero degli edifici amministrativi con la costruzione della Banca d'Italia e del Palazzo del Governo sulla piazza 23 marzo, oggi Piazza della Libertà.
Nella piazza del Littorio fu edificato il Palazzo degli Uffici Finanziari, mentre furono ampliati gli edifici della stazione delle poste e della questura. Favole appassionate narra per te. Nel 1936 fu inaugurato il Palazzo di Giustizia. Fu pure completata la costruzione dell'ospedale e delle case popolari. Vieni, è la strada del